questa malattia, che si chiama così dal greco osteon, osso, e poros, varco, perché si riduce la massa, la quantità di osso a causa di un'alterazione della sua qualità, e questo porta ad una maggiore fragilità e lo espone a rischio fratture. Entro il 2050, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le fratture nel mondo saranno 6 milioni e 300 mila, una previsione spaventosa che deve mettere sull'avviso i soggetti più a rischio. Le regioni del corpo più frequentemente coinvolte sono l'anca, la colonna vertebrale, toracica e lombare, quindi le vertebre, il polso e la spalla. E molto spesso questo impoverimento progressivo dell'osso si verifica senza sintomi, così che la malattia, se non ricercata attraverso esami specifici, viene frequentemente diagnosticata in occasione di una frattura che può derivare da un trauma anche di lieve entità. L'incidenza dell'osteoporosi e le fratture correlate aumentano con l'aumentare dell'età, fino a colpire una donna su tre, un uomo su cinque nell'arco della vita. E quindi la prevenzione è l'arma in nostro possesso per controllarci, per metterci sull'avviso. Uno degli esami cardine dell'osservazione e del controllo è la MOC, la mineralometria ossea computerizzata. Cos'è? Come funziona? Chi deve farla? Quante volte in un anno oppure durante la sua vita? Perché è importante? Rivediamo un focus di qualche tempo fa e un'intervista che non tramonta mai con il radiologo, il dottor Gaetano Pellegrino. Diciamo un po' quella che avevamo visto io. L'argomento per il quale ecco, qui vediamo già le prime immagini di un collega, così sono immagini, sì, di repertorio, ma abbiamo già il primo esame. Può commentare lei stesso, dottore? Guardi, questa è una MOC DEXA di ultima generazione, una dual photon energy, cioè praticamente un doppio raggio fotonico. La dose di radiazione al paziente è quasi minima, inesistente. Sì. Questa è la struttura ossea che man mano diventa più fragile, si allargano quelle trabecole, per cui alla fine viene fuori la fragilità come un grissino da parte di delle ossa principali, quelle che vengono utilizzate di più, che sono il polso, in questo caso le vertebre con una cuneizzazione anteriore, del femore, sì, e quindi grande disabilità, grandi problemi anche per la società, per la famiglia, sì, per gli affetti, perché chi è che prende, ha le fratture? Le fratture le hanno le nostre persone anziane, sì, i nostri genitori, i nostri nonni, e quindi molto spesso legate. Lei pensi che il 30% delle persone con frattura del femore, anche se trattate chirurgicamente, muore nell'anno. Sì. Dal 40 all'80% di questi pazienti, questa è una mineralometria in questo momento DEXA che fa entrambi i femori, e quindi lo quindi studio. MOC è un acronimo per mineralometria ossea computerizzata, dove praticamente la macchina aiuta il medico, il radiologo, nel indagare sulla densità dell'osso. Noi abbiamo dei parametri standard mondiali espressi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in base all'etnicità, sì, alla razza, al, sì, tipo di alimentazione che hanno i nostri pazienti, alla menopausa, perché nelle donne è molto influente l'influsso dell'età della menopausa e quindi degli estroprogestinici prodotti dalle ovaie. Comuni, sì. E quindi vanno valutati tutti questi fattori, che poi questa apparecchiatura DEXA, cosiddetta MOC DEXA, dà degli score che possono essere sia il T-score, quello più accettato nella nota famosa 79 per poter dare un'esenzione, quantomeno venire incontro a questi pazienti, e lo Z-score, che riguarda un po' il complesso del corpo, perché poi la MOC non è che serve solo all'osteoporosi, bisogna pure sfatare questo mito. A che cosa serve? La MOC serve anche agli sportivi. Sì. Allora, nei grandi istituti di medicina dello sport la MOC serve per stabilire prima della preparazione atletica di uno sportivo la massa magra e la massa grassa, quindi la secca che riguarda l'osso e la grassa che riguarda i tessuti, per vedere che massa muscolare e quantificare la massa muscolare dopo degli esercizi. Anche nel seguire, nel follow up di questi pazienti, allora siamo partiti da un'immagine, da una previsione del radiologo, ma non da un dato oggettivo, mentre la MOC dà un valore, dice oggi il paziente ha osteoporosi e ha meno 4,2, fa il suo ciclo di terapia, ripete la MOC DEXA dopo qualche tempo. Ecco, qui
dopo qualche tempo ritornerà a fare questa. Sì. Partiamo dal presupposto che i farmaci che vengono utilizzati nell'osteoporosi sono anche molto costosi, sì. Quindi sono una spesa per il sistema sanitario nazionale e anche una spesa per il cittadino. E quindi se il farmaco che è stato prescritto dal medico non è giusto, il fiscor non si muoverà, rimarrà stabile, quindi dovrà essere variata la terapia. Mangiare molte verdure, legumi, piselli, ceci, fave, cioè nell'alimentazione bisognerebbe avere un giusto equilibrio. E quindi poi a volte utilizzare dei piccoli farmaci che sono a base di calcio e vitamina D, per cui esporsi al sole, fare belle passeggiate. Diciamo che la cura dell'osteoporosi è uno stile di vita. Sì. I pazienti raramente accettano di modificare il loro stile di vita, preferiscono assumere i farmaci, preferiscono operarsi, però se devono cambiare il loro stile di vita diventa molto più difficile, perché andrebbe a incasinare già la loro vita abbastanza incasinata. E non ultima, l'osteoporosi, a prescindere che riguarda anche il sesso maschile, che ne è più vittima. Forse più l'uomo della donna, perché? E l'uomo, quando diciamo la percentuale degli uomini rispetto alla donna è leggermente inferiore, però le fratture degli uomini sono principalmente a livello femorale. Sono più gravi? Sono più gravi rispetto alla donna, e per cui hanno un tasso di mortalità superiore rispetto alla donna. Anche perché l'uomo fa una vita più sedentaria, poi tra gli altri fattori di rischio c'è il fumo, vita sedentaria e eccesso ponderale. Vediamo che gli uomini sono rispetto alle donne molto più obesi rispetto alle donne. O comunque sovrappeso. Assolutamente. E in tutto questo la osteoporosi è una malattia che comunque silente fino a un certo punto, ma nel 50% delle donne provoca grandi dolori articolari, disabilità. Sì. E nella disabilità delle donne dai 45 ai 60 anni entra anche in gioco grandi stati depressivi. Sì. Per cui ecco che bisogna intervenire, prevenire, cercare di non arrivare all'osteoporosi. Ci sono vari gradi di osteoporosi, quindi dall'osteopenia lieve, media, grave, e poi si passa all'osteoporosi. Ecco, quindi avete sentito dal dottor Pellegrino, la prevenzione è la parola d'ordine per anticipare o attenuare i fattori rischio dell'osteoporosi. Vediamo con quali precauzioni, quali farmaci, quali cibi e bevande. Rivediamo anche in questo caso un'intervista di qualche tempo fa con il fisiatra, il dottor Alfonso Forte, medico fisiatra del gruppo Forte e dei centri Cefisa. Ecco, andiamo ai farmaci, tra qualche minuto andiamo alla prevenzione. Andiamo ai farmaci, perché lei ha parlato di estrogeni, quindi la caduta di estrogeni, una delle cause ormonali. Come no? Sì, sicuramente, come dicevo, nella fase postmenopausale la caduta appunto degli estrogeni riduce la densità dell'osso, tant'è vero che molto spesso, voglio dire, nel caso in cui vengono poi iniziate delle terapie ormonali sostitutive, voglio dire, si risolve come effetto secondario, perché molto spesso, voglio dire, la terapia ormonale non si dà soltanto per l'osteoporosi, ma si dà per una serie di altre problematiche. Anche la sola integrazione sostitutiva può essere, diciamo, curativa e preventiva anche in termini di osteoporosi. I farmaci da utilizzare sono davvero tanti, per cui, come dicevo prima, e negli ultimi 10 anni, diciamo, la scelta rispetto al prodotto da utilizzare, voglio dire, e si è ampliata con tantissimi nuovi prodotti. Cioè l'industria farmaceutica ha lavorato davvero tanto. Ci sono state, diciamo, negli ultimi 5 anni anche una serie, diciamo, di problematiche legate ad alcuni dei farmaci nuovi che hanno avuto, voglio dire, poi negli ultimi anni sono stati praticamente ritirati dal commercio e hanno ridotto l'indicazione soltanto ad alcune forme, ma concettualmente si tratta di farmaci antiriassorbitivi, cioè questi farmaci vanno ad inibire quella cellula che, diciamo, scava il calcio dalle ossa, che si chiamano osteoclasti, e altri farmaci invece vanno ad attivare quella cellula che in realtà depone calcio nelle ossa. L'alimentazione, abbiamo detto prima, lei ha detto due cose, l'esercizio fisico e lo stile di vita. Lo stile di vita significa il cibo, gli alimenti, le bevande. Ecco, vediamo insieme quali sono le cose che più fanno bene, insomma. Allora, in realtà noi dobbiamo avere un'assunzione di calcio e di vitamina D quotidianamente. Calcio perché? Perché il calcio rappresenta il principale costituente delle ossa. Per cui, voglio dire, una ipocalcemia, una ridotta introduzione del calcio sicuramente non ci consente, diciamo, un'adeguata, diciamo, apposizione di osso e quindi di osso sano.
gli alimenti ricchi di calcio sono davvero tanti. Sì. Storicamente si è sempre detto che il latte e i derivati, i latticini, rappresentano, diciamo, un toccasana per l'osteoporosi. Questo è vero perché, diciamo, in natura esistono diversi alimenti ricchi di calcio. Sicuramente formaggi, latte e derivati sono ricchissimi di calcio, ma il calcio si trova anche in altre verdure. Si trova nelle verdure, sì. Si trova nelle carni, si trova un po', è un po' diffuso negli ortaggi, nei legumi. Si trova, ad esempio, in alcuni prodotti di tipo vegano, si trova, sì, nel tofu, si trova ad esempio nel sesamo, sì, si trova in una serie di, nella frutta, nella verdura, per cui voglio dire, la cosa importante è una dieta equilibrata, perché in realtà il calcio contenuto all'interno ad esempio dei derivati del latte è un calcio, voglio dire, contenuto insieme a delle proteine. Siccome il calcio è un elemento fondamentale nel nostro organismo, è un tampone. I cibi troppo acidi, quelli che in realtà aumentano il pH, sì, sì, che in realtà sarebbero dei cibi di tipo iperproteico, sì, proteine animali, quali la carne, proteine animali contenute all'interno, sì, del latte, da una parte favoriscono, diciamo, l'apporto quotidiano di calcio. Però in realtà il metabolismo del calcio è un ingresso e un'uscita. Sì. Se io metto calcio e poi ad esempio lo stesso calcio lo devo utilizzare per tamponare l'acidità che è legata all'assunzione di quello stesso nutriente, vado a neutralizzare in realtà l'effetto benefico del calcio. Quindi meno cibi acidi? Sicuramente meno cibi acidificanti, quindi sicuramente, sì, riduzione per quello che è possibile, sempre con equilibrio, con perché equilibrio, noi siamo dei, certo, fautori della dieta mediterranea, sì, quindi voglio dire, sostanzialmente la dieta deve essere una dieta bilanciata, varia ed equilibrata in tutti i termini, diciamo, contrario della di acido e alcalino, è vero? È alcalino, esattamente, sì, e anche rispetto all'assorbimento del calcio va, diciamo, moderato l'uso dei latticini e dei formaggi, non è che va bandito, ma va moderato, perché chiaramente, sì, ma va bilanciato con proteine vegetali, con verdure, con la pasta, sì, e con la frutta. Un'altra cosa importante è la vitamina D, perché in realtà il calcio, sì, si fissa le ossa e quindi ne rende, diciamo, più strutturata la funzione, ma senza, diciamo, l'apporto della vitamina D non si avrebbe un corretto assorbimento del calcio. Purtroppo nella popolazione over 65enne c'è una, diciamo, carenza endemica, sì, di vitamina D. In realtà, sì, la vitamina D dovremmo prenderla tutti dopo i 60 anni. Sì. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia, appunto, l'assunzione quotidiana di 800 unità internazionali di vitamina D a tutti, indipendentemente, diciamo, dalla carenza, perché molto spesso si tende neanche più a controllare da un punto di vista sierologico, appunto, la quantità di vitamina D che noi abbiamo. Si tende a darlo direttamente, poiché è una vitamina che non porta, diciamo, sono veramente rarissimi i casi di ipervitaminosi D, voglio dire, si dà molto semplicemente la vitamina D a tutti, proprio perché per favorire l'assorbimento del calcio. La vitamina D in realtà è poco contenuta nei cibi, ci sono alcuni cibi che sono un po' più ricchi di vitamina D, ma quella va presa, diciamo, sotto forma di integrazione farmacologica. E la vitamina D in realtà viene sintetizzata dal nostro organismo, ed è per questo che noi consigliamo, diciamo, un'esposizione anch'essa moderata alle radiazioni, quindi, sì, alla luce solare. In realtà basta esporsi con le mani e il décolleté per, diciamo, una ventina di minuti, 4-5 volte a settimana, e già questo basta a sintetizzare la quantità di vitamina D che ci serve, appunto, per il normale metabolismo dell'osso. Bene, concludiamo con queste belle immagini di zuppe, di verdure, ortaggi, con il latte, questi alimenti consigliati ovviamente con grande equilibrio. Ecco, e quando la prevenzione, i controlli, le cautele non sono sufficienti a scongiurare un incidente, un cedimento, insomma una frattura, allora bisogna ricorrere ai ripari, ricorrere alla chirurgia. Le stenosi, le deformazioni ad esempio delle vertebre e le fratture vertebrali sono frequenti effetti dolorosi dell'osteoporosi, soprattutto negli anziani. Oggi
La chirurgia ortopedica però fa miracoli con la Kiva, una tecnica con cui nello spazio vertebrale viene inserito uno stent a forma di molla che riempie il tratto compromesso, toglie il dolore e ridà sollievo alla persona. Rivediamo anche qui l'ultima intervista di questo nostro speciale dedicato alle osteoporosi in occasione della giornata mondiale dell'osteoporosi con il dottor Sergio Scopetta, neurochirurgo presso la casa di cura Salus di Battipaglia. Sentiamo. Come funziona il Kiva? Il Kiva è un sistema messo a punto circa 3-4 anni fa in California e in pratica la sua indicazione principale è la frattura vertebrale, del corpo vertebrale, quindi un certo tipo di fratture. Si introduce attraverso la cute uno speciale, chiamiamolo ago, ma è più spesso di un ago, nel peduncolo e quindi nel corpo vertebrale fratturato, come si può vedere qui dall'animazione. Dopodiché si inserisce si fa fuoriuscire una spirale particolare che si avvolge su se stessa e riempie in parte il corpo vertebrale fratturato. Sì. All'interno poi, ecco, come potete vedere dall'animazione, uscirà questa spirale attraverso una manovra manuale, appunto, sì, la quale riempie il corpo vertebrale. Dopodiché, è chiaro che la spirale viene aperta in relazione alla possibilità di spazio che c'è. Sì. È chiaro, in alcuni casi noi riusciamo ad aprirne solo una di spirale, in altre quattro. Sì. In effetti il corpo vertebrale ha perso la sua compattezza. Ha perso la sua compattezza, poi magari quindi vediamo in quali occasioni. Ora, intorno poi a questa spirale viene avvolta una vera e propria protesi in un materiale particolarmente resistente, quindi sì, viene considerata una protesi, e dopodiché viene sfilata via la prima spirale. Il problema della menopausa, che come tutti sanno, quando la donna non riceve più nel sangue la quantità di ormoni estrogeni, progesteroni, quantità giuste, le ossa possono indebolirsi con perdita di calcio e quindi si potrebbe andare incontro alla cosiddetta frattura da osteoporosi. Sì. Ecco, tempi di recupero poi... No, sono immediati. Sono immediati, cioè praticamente... Qui abbiamo ovviamente, abbiamo un po'... volevamo un po' rivedere, riprendere tutti i discorsi sulle nuove tecnologie di ultima generazione. Infatti noi stiamo vedendo un'altra tecnica. Questa è la chifoplastica. Questa è la chifoplastica, praticamente la cifoplastica, come vogliamo chiamarla, ed è fatta, eseguita con la tecnica del palloncino. Sì, era quella a cui lei faceva riferimento prima. Che io ho fatto per anni, peraltro, e continuerò a farlo. È sempre valida, diciamo, è sempre per carità, però... La scienza e la ricerca deve andare avanti ed è giusto che non ci si fermi, ci si blocchi su quello che già abbiamo fatto. Anche per ridurre, come diceva lei, le complicanze post-operatorie. Sì. Ecco, un'altra caratteristica peculiare di questa nuova tecnica è che l'accesso non deve essere necessariamente bilaterale. Sì. Anzi, non si fa mai, è solo monolaterale. Sì. Il che riduce i tempi di esecuzione e le possibilità di complicanze. Sì. Come vedete nella cifoplastica l'accesso è bilaterale, cioè da destra e da sinistra nella stessa vertebra. Sì. Nella Kiva invece noi abbiamo un accesso monolaterale. Sì, è ovvio che i tempi di esecuzione si dimezzano. Sì.